Sì, è la storia di un vecchio che torna, piuttosto che va a trovare la sua moglie morta, e quindi c'è questa sua solitudine di prepararsi per questo viaggio fino alla tomba, e la sorpresa sta, non lo dico, alla tomba. Ecco, maestro, io so che lei ha con Roma, anche perché poi insomma, per la sua vita è professionale e privata, un rapporto speciale. Ecco, qual è la cosa che più la lega a Roma in assoluto tra le tante cose? Forse quando sono arrivato dalla Svezia, sì, di riconoscere quest'altro mondo, di conoscere come voglia di partecipare al cinema italiano. Mia madre già lavorava con Fellini, Monicelli, quindi era un mio interesse immediato. Lu, lei ha lavorato con tanti maestri, da registi internazionali e d'autore, facendo anche delle scelte difficili a volte, a volte pagandone le conseguenze a livello politico, sì, e personale, e quello lo sappiamo, da Bellocchio alla Cavani, a, sì, Scola, per arrivare a Sciabrolla, a Fassbinder. Ecco, io però so che lei ha recitato per Lizzani insieme a Pierpaolo Pasolini. Ecco, che tipo di rapporto ha avuto sul set con Pierpaolo Pasolini? Ah, era un po' di una distanza, perché lui recitava i messicani, sì, che ogni tanto arrivavano e vedevano il personaggio mio, ma non c'è stata una discussione fra noi. Ah, era, sì, era sul set. Ah, quindi un ricordo, insomma, sì, con Ninetto Davoli, Franco Citti. Bene. E Fassbinder com'era? Fassbinder era molto simpatico, mi è piaciuto moltissimo lavorare con lui, perché era proprio a fianco, lui entrava in scena con me, cioè il regista che ti affianca in scena, è bellissimo. Bene, maestro, grazie e auguri per Always. Prego, grazie.